minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo proprio accanto alla statua di San Michele nel giardino dei frati minori cappuccini. San Michele, patrono della provincia religiosa di Sant'Angelo e Padre Pio, a cui era tanto legato anche lo stesso Padre Pio. Mi piace qui raccontare la testimonianza di Iabraccio Vincenzo, medico, che si è sentito in dovere di non poter trascurare di ricordare un prodigioso evento che risale ad uno dei suoi ultimi incontri con Padre Pio. E lui scrive: un giovane studente universitario affetto da malattia con prognosi infausta, appartenente ad agiata famiglia napoletana, a me legata da vincoli di schietta amicizia, mi espresse il vivo desiderio di essere presentato a Padre Pio. Fui lieto di mettermi a sua disposizione e il mio intervento fu coronato da successo. Quando fummo annunziati, Padre Pio ci ricevette prontamente. L'incontro fu incontenibilmente commovente per espansione di affetto. Con grande ansia si interessò di me, della mia famiglia, mi esortò a prodigarmi sempre di più in opere di bene. Al bacio del giovane, genuflesso, paternamente lo sollevò, dicendogli: caro figliuolo, datti coraggio. Non avere paura di nulla, affidati al medico, e pronunziò il mio nome, che ti farà stare bene. Cioè faceva riferimento a lui. Il ritorno in auto con il paziente e i suoi genitori fu per tutti indicibilmente piacevole e gioioso. Il viaggio, sebbene lungo ed un poco disagevole, per nessuno fu turbato da segni pur lievi di malessere e di stanchezza. Del caso ebbi ulteriormente ad interessarmi, dando soltanto utili e necessari accorgimenti e limitate prescrizioni terapeutiche. In breve tempo, racconta ancora il dottor Iabraccio, il desiderato prodigio. Il giovane viene riconosciuto completamente guarito, tanto da poter subito e con brillante successo riprendere i suoi studi. Come poter dimenticare tutto ciò? Quanto è a dirsi di più grande, di più bello e prodigioso della vita di Padre Pio?